Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi la notifica dei nuovi video caricati. Ho creato anche una versione più lunga del video dedicata ai miei utenti Patreon, che potranno vedere anche altri tipi di tecniche di informazioni relative a questo video. Dopo le numerose richieste degli utenti, siamo arrivati all'aggiornamento del tanto desiderato Ultramarine 4, ossia l'incarnazione acustica audio del tanto desiderato Fairchild 670. Ma questa volta con qualche cosa in più che lo rende veramente oggetto del desiderio degli studi di mix e mastering. In questa nuova veste, infatti, troviamo l'aggiunta di due equalizzatori, un riverbero ed una channel strip da console. Il Fairchild, per chi non lo conosce, ha bisogno di una piccola introduzione. Fu costruito nel 1950 circa dalla sapiente mente di Rain Narma presso gli stabilimenti Fairchild e continua ad essere uno dei migliori, se non il miglior compressore hardware al mondo. Rain era un inventore estone scappato negli Stati Uniti durante lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Si trovò ben presto alle dipendenze di Sherman Fairchild, figlio dell'arcinoto fondatore dell'IBM, che nel 1931 circa decise di investire nelle industrie di fotografia e recording audio. Narma poi rimase nella compagnia fino alla fine degli anni 50 come capo ingegnere, lasciandoci una splendida eredità come il 670. Le caratteristiche di questo compressore sono uniche. Fu progettato come limiter per avere un attacco più veloce possibile che nelle trasmissioni di broadcast evitasse transienti esplosivi durante le riprese che avrebbero bruciato i trasformatori, e con una release molto lenta. Dopo la prima versione 660 venne introdotto il modello 670, dedicato principalmente all'operazione di cutting del master sulla traccia degli LP. Ho fatto un video proprio dedicato al cutting per gli LP. Lo trovate sempre su questo canale. Oltre ad avere quindi funzioni di limiter, il 670 poteva lavorare indipendentemente su due canali separati che attraverso la matrice avrebbero lavorato sia left e right oppure MS mid-side. Questo per poter massimizzare l'uso del segnale stereo sui solchi del disco. Proprio questo sistema di processing mid-side lo rese e lo rende tuttora un riferimento nel mix e nel mastering. Ecco anche perché è il più emulato dai plugin. La macchina originale è ormai costosissima e rarissima da trovare in perfette condizioni. Oltre allo spazio di 6 unità rack, possiede un discreto peso specifico non indifferente. Esistono attualmente anche dei cloni hardware, ma non proprio alla portata di tutte le tasche, anzi, ma oltre il 670, come vedremo, vennero realizzati anche altri apparati di supporto, come l'EQ, che vedremo tra poco, ed il riverbero, e addirittura delle console. L'equalizzatore modello 627 è anch'esso sviluppato seguendo la filosofia valvolare degli anni 60, con l'aggiunta di alcune componenti elettroniche del tempo. Da quello che sappiamo esistono soltanto 5 modelli al mondo ancora funzionanti. Lo troviamo splendidamente campionato solo nella suite di acustica audio, come anche altri suoi derivati. La versione plugin si chiama A27. L'altro equalizzatore, chiamato 664, invece, è basato su un circuito passivo e possiede soltanto 2 bande di equalizzazione, dove il Q è caratterizzato da una certa musicalità che non ci lascerà indifferenti. Lo troviamo nella suite con il nome di A64. Ultimo, ma non ultimo, una unità di riverbero chiamata 658, anche esso estremamente raro. Lo ritroviamo nella suite come A58, un riverbero che utilizza ben 6 linee di ritardo su circuiteria elettromeccanica per creare un suono caldo ed avvolgente nell'ambiente. Veniva spesso utilizzato proprio per le voci. Ma veniamo nel dettaglio. Anche Ultramarine 4, come abbiamo già visto nella nuova release Aquamarine 4, è basato sulla tecnologia proprietaria Core 13, sul sistema SAMS e VLA, che abbiamo già spiegato. Il tutto per rendere ultra efficiente il pacchetto sulle nostre DAW. A differenza di altri plugs, Ultramarine è particolarmente avido di risorse. Cerchiamo quindi di caricarlo su un computer moderno dove i nuovi i7 e i9 possano dare carburante al nostro sistema. Per questa nuova versione l'hardware originale è stato completamente ricampionato,
con il massimo della qualità sia dei convertitori sia delle connessioni disponibili sul mercato. Come vedremo, a differenza della versione hardware, sono stati aggiunti dei controlli supplementari per migliorare l'uso all'interno della DAW, senza scendere a compromessi. Guardando al compressore A70, che emula il vero e proprio stadio di compressione Fairchild, lavora in modalità MS, mid-side, ed è unico nel suo genere. Vi troviamo i controlli left, lat, quindi left-right per chi vuole utilizzarlo in modalità doppio canale stereo, quindi modalità left-right con possibilità di link tra i due canali, o in modalità MS, lateral-vertical, dove troviamo poi appunto il sistema di input trim per pilotare il segnale d'ingresso da meno 24 dB a più 24 dB, che pilota quindi lo stadio di preamplificazione, mentre il volume in uscita viene compensato automaticamente in base all'aumento del gain. Questo controllo non è reso disponibile nella versione channel strip che analizzeremo alla fine. Left lateral e right vertical threshold che controllano invece la soglia di intervento del compressore, nel caso del canale stereo, quindi il segnale sinistro, oppure in modalità mid-side, della threshold nella modalità mid. Sotto troviamo l'esatto opposto, quindi la regolazione del threshold del canale destro, oppure in modalità mid-side la regolazione il segnale side. È quindi tutto distribuito in modo da avere il controllo fast a sinistra e slow a destra. Facendo riferimento al time constant, possiamo notare come da 1 a 4 cambi la velocità di attacco del compressore, mentre le posizioni 5 e 6 fanno riferimento a 6 velocissimo e 5 lentissimo. La manopola in GR out che troviamo qui all'inizio fa riferimento invece alla visualizzazione del view meter. Seleziona quindi il tipo di input da visualizzare nei meter, come accade in tutti i compressori hardware, quindi un sistema di visualizzazione basato appunto sul segnale in ingresso, processato e off. Il selettore left right lateral vertical, come abbiamo visto, serve per selezionare la modalità del compressore, quindi modalità stereo, modalità mid side. Ovviamente questi controlli non saranno presenti nella versione channel strip. In questa modalità avremo sempre i view meter relativi appunto a lateral e vertical. Syslink, come abbiamo visto, fa in modo di linkare i due canali contemporaneamente. Il pulsante pre che troviamo qui attiva la lampada dello stadio di preamplificazione dell'Ultramarine. Come vedremo, colora molto il nostro mix, quindi dovremo stare attenti ad utilizzarlo. SC filter o sidechain filter, come suggerisce la parola stessa, è un filtro sidechain ed è una feature aggiuntiva non presente sulla macchina originale che aggiunge, come suggerisce la parola stessa, un filtro di sidechain. In questo modo è quindi possibile utilizzare un high pass filter per aumentare i bassi del segnale, che quindi non vengono compressi. SH mode, come spiegato anche in altri tutorial, è una manopola che regola il ritardo di attacco del compressore preservando i transienti più veloci, mentre dry wet, anche esso una feature aggiuntiva non presente sulla macchina originale, determina la porzione di compressione da applicare al segnale originale, quindi in parallelo. Vediamolo in azione. Siamo sempre all'interno di un brano di Gianfranco Mauto che sto arrangiando per ascoltare effettivamente che cosa fa Ultramarine, come funziona. Andiamo in modalità mid-side. Stiamo comprimendo il mid e il side. Thank you.
Notiamo la presenza del mid, com'è cambiata. Quindi basso, cassa e rullante. Comprimiamo più i side. Sidechain sul side. Ascoltiamo il pre. Facciamo caso al timbro del mid adesso. Quindi sul rullante. Attacco lentissimo. Consiglio l'ascolto in cuffia o con un buon impianto per apprezzare meglio il trattamento dei bassi. Estremizziamo tutto. Parallelo. Liberiamo il basso. Esageriamo ancora un po'.
togliamo il pre, notiamo subito il segnale stereo quanto si sia ampliato. Riattiviamo. Ultra colorato, bellissimo. Ritorniamo ai miei settings preferiti. Più lento, preserviamo il transiente. Abbiamo ovviamente anche la possibilità di utilizzare il sidechain. In Studio One è semplicissimo. Si accende e si seleziona la traccia di sidechain di riferimento. In questo caso potremo prendere il basso. Con veramente splendido. Per analizzare tutti gli aspetti del pacchetto Ultramarine avremo bisogno di più video, per cui rimanete sintonizzati per le prossime puntate sempre relative ad Ultramarine, dove analizzeremo gli equalizzatori, il riverbero e la channel strip. Spero che questa lezione vi sia stata utile e vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ho aperto anche un account Patreon per raccogliere fondi per la realizzazione di questi video gratuiti. Iscrivetevi ed avrete la possibilità di accedere anche ad altri video supplementari sulle tecniche di mix e di mastering. Ciao, a presto!